Salve ascoltatori della Radio Brasil SOM FM, io sono la poetessa moderna Caterina Madda. Ho scritto due raccolte poetiche, la prima opera si intitola L'anima parlante, la seconda A metà dell'anima, con la casa editrice Wii, di Nicola Bergamaschi. Le mie opere contengono emozioni che ho provato e provo e volevo condividere qualche mia poesia con voi. I miei libri li potete acquistare sia sul sito di Edizioni Wii e nelle migliori librerie online. Un caro saluto alla presentatrice Simona Dvincula e voi ascoltatori. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Volevo declamarvi qualche mia poesia, sia del primo che del secondo libro. Questa fa parte del mio primo libro, L'anima parlante. Orizzonti, mi par di vedere alte vette, il sole si presta, pervade la testa, bagliore nel cielo sereno, cammino con passo fiero, arcobaleni in volo, con voce in tono, il miele dolciastro si posa sulla mia gote, gli usignoli cantano queste note. E dal mio primo libro vi lascio con questa frase: vivi, ama, sogna, credici e soprattutto non mollare mai. Passiamo al secondo libro, A metà dell'anima. Mi rispetto per tutte quelle volte che mi sono sentita sbagliata, anche emarginata, per tutte quelle volte che sono volata e poi ritornata, per tutte quelle volte che mi hanno abbandonata, ferita e ingannata, per tutte quelle volte che ho detto di sì quando volevo dire no, per tutte quelle volte che non mi sono mai sentita abbastanza e mi chiudevo nella mia stanza, per tutte quelle volte che ho pianto perché nessuno ascoltava il mio canto, per tutte quelle volte che ho perso e non ci trovavo mai un senso, per tutte quelle volte che ho subito ingiustizie, invenzioni e soltanto parole, fino a farmi rompere il cuore, per tutte quelle volte che mi sono guardata dentro, finalmente ho trovato il mio senso, mi rispetto e mi amo, il resto lo allontano. Ora vi auguro un buon settembre così. Settembre, mese rovente, per chi come me lo vive intensamente. L'estate continua, il caldo si arresta e l'autunno si presta. Compleanno in arrivo, solo ieri ero un bambino. Mosto nell'aria, è un odore che amo, inizi possenti, i miei occhi sono sorridenti, gli obiettivi ripresi e cuori indifesi. Buon settembre, vi lascio anche con questa frase del mio libro. Decidi cosa essere. Luce o oscurità, senza dimenticare di averle entrambe. Eh sì, io voglio portare la luce, quindi vi auguro sempre buone cose, cari ascoltatori. Un abbraccio e nuovamente vi rinnovo un buon settembre a tutti voi. Grazie Simona, grazie.